Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: nota conduttrice televisiva in compagnia di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, ecco svelato cosa è successo durante la serata. Flavio Briatore atteggiamenti intimi. Tutti in Italia conoscono anche solo per nome Mara Bernier. È una delle più famose conduttrici televisive della TV Made in Italy e nei suoi programmi intervista personalità di spicco dello spettacolo, ma non solo. Ad esempio, durante il Festival di Sanremo sono tantissimi gli artisti che si recano nel suo salotto per un'intervista. E lei sa sicuramente come intrattenere il suo pubblico facendoli divertire e svagare per tutta la durata del suo show. Ma non solo, sembra anche che la nostra Mara, ormai soprannominata da tutti Zia Mara, sia attiva sui social network alla pari di una qualsiasi influencer. Con più o meno 2,5 milioni di follower, Mara non si fa nessun problema a condividere momenti lavorativi svelando dei retroscena dietro alle quinte del suo programma. Ma mette anche in mostra la sua vita privata, così come le serate che lei passa in compagnia di VIP e gente conosciuta in tutta Italia. Ecco con chi ha passato la serata Flavio Briatore, tutta la verità svelata. Mara Bernier di recente ha anche passato una serata in compagnia di suo marito Nicola Carraro e di altri loro amici molto conosciuti al pubblico italiano. Dove hanno passato la loro serata? Nel nuovo locale romano del famoso imprenditore Flavio Briatore, un vero lusso sfrenato. E la Bernier ha passato la serata proprio in compagnia dello stesso Flavio Briatore, ex marito di Elisabetta Gregoraci, con cui, si vocifera, si hanno ancora in buoni rapporti, ma anche altri. Tra i nomi della lista dei presenti troviamo anche Nunzia De Girolamo, una conduttrice televisiva ma anche ex ministro del governo Letta. Mara Bernier con Briatore e De Girolamo. Proprio con questi due la Bernier si è divertita a cantare la canzone di Alan Sorrenti, Tu sei l'unica donna per me. Insomma, è stata una serata romana da urlo dove tutti gli invitati si sono divertiti e hanno cantato e persino cantato senza sosta. Ovviamente la Bernier non è mancata di documentare il tutto e di renderlo pubblico sui suoi profili social, in particolare Instagram. Inoltre c'è una grande novità. A partire dal prossimo autunno la Bernier inizierà la conduzione di un nuovo programma chiamato A cena da Zia Mara, nel quale inviterà tantissimi ospiti attesi. Sembra che un protagonista del programma sia il famoso regista italiano Ferzan Özpetek. Questa mossa conferma ancora una volta quanto il pubblico apprezzi Mara. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Yeah.